faccio questo video non live perché la connessione finalmente è più il tempo che è off che in. Allora, per evitare di non fare una roba smozzicata, faccio una registrazione e poi lo caricherò. Come si intitola questo video? Lo intitolo Infarto. Perché sono successe delle cose dove l'aggettivo infarto ci sta bene, anche se diciamo la continuazione sarebbe piccolo infarto, no? Ed è una cosa che è successa alla mia amica socia di progetto Giuse Morando, che gli è capitato un piccolo infartino, fortunatamente tutto sotto controllo, eravamo lì subito all'ospedale, già risolto, già tutto alle spalle, già si sente molto meglio di prima e credo che il resto della vita che avrà di fronte sarà meglio di come se la stava vivendo, seppur egregiamente, ma a livello di fatica un po' in debito, la mia amica Giuse. Ma insieme a questo piccolo infarto sono successe anche delle altre cose in concomitanza e mi riferisco alla mia posizione nella Veritas. Faccio questo video fondamentalmente per dare informazioni a chi mi sta seguendo e ha sentito parlare della Veritas e in qualche modo è andata a prendere contatto, a cercare di usufruire dei servizi o delle informazioni che loro offrono, no? E ho saputo ultimamente, perché non lo sapevo, che diverse persone sono andate a cercare, no, di avere un servizio e quello che mi è arrivato all'orecchio è che sono tutte insoddisfatte, cioè tutti hanno dei problemi e credevo di essere l'unico, perché da quando io mi sono iscritto alla Veritas e ho acquistato il pacchetto rigetto multe, il caso dei miei cazzi sequestrati eccetera, sono passati 6 mesi, non l'ho ancora visto attivo, nonostante le promesse che mi hanno fatto di adesso stiamo sistemando eccetera così, no? Io fin dall'inizio avevo capito che hanno venduto, parlo del network, non parlo dell'associazione Veritas dove hai informazioni sul diritto naturale che puoi spendere, cose che io ho iniziato a fare con piccoli risultati, cioè ho visto che spendere il diritto, se tu hai consapevolezza di che cos'è, e non è che lo impari a pappagallo, entra ed esce di qua, ma assimili e diventa corpo, diventa esperienza e le parole che puoi usare hanno la potenza sufficiente per far rispettare quello che è il tuo diritto. Questa cosa qui nella Veritas è, come dire, funzionante, perché l'informazione del diritto poi sta alla persona a riuscire ad spenderlo, no? Fondamentalmente. La genialità che hanno avuto, diciamo, i primi, credo, a NAME è stato quello di fare il network e io ho detto, certo, ci sta, perfetto, benissimo, tutti i discorsi filavano e filano tuttora senza l'ombra di nessuna critica. Però quello che è successo è che dopo 6 mesi di tempo e avergli dato tutte le aspettative, lì ho fatto un errore io, di cui mi scuso e so che non lo rifarò mai più, un errore del genere, no? Cioè, ed è stato quello di fidarmi di quello che avevo visto, di quello che avevo sperimentato, ed avergli dato credibilità, tipo ok, tu dici queste cose, non le puoi dimostrare, ma siccome io vedo che l'impianto ha senso, è logico e funziona, sono convinto che tutto il resto seguirà, no? In più convinto che la cosa è epocale, perché non si è ancora vista, no? Che nel diritto, a parte vari gruppi che hanno cominciato ad assimilare l'informazione, a cercare di spenderla, poi si sono tutti un po' dispersi. Popolo Unico, adesso c'è Castellani, coinvolge delle persone e io con Castellani a pelle, anche se sono d'accordo su quello che dice, non mi piace il modo, ha un'arroganza, ha un modo di mettersi in scontro con il potere che mi fa alzare il pelo della schiena a me, capito? Quello è uno che ha sete di potere anche lui, fondamentalmente, ed è invidioso del potere, secondo me cerca di vedergli trovare anche lui il posticino al sole. Poi non mi piace il modo, lo stile che ha di fare, troppo arrogante.
tornando alla Veritas, perché voglio stare veramente molto corto, quello che mi sento di dire è: ok, continuate a seguire i discorsi della Veritas e degli esperti che fanno parlare, tipo l'Anamath, non mi ricordo il cognome, la cassazionista Anna Mazzanti, chiedo scusa per il cognome, però è una persona che ho sentito parlare tanto di cappello. Anche lei ha saputo della Veritas, si è informata come me ed è rimasta entusiasta, spero che si possa confermare anche lei in futuro. Praticamente cosa mi è successo a me? Che io, diventando associato della Veritas, mi sono stampato anche la tessera, no? Di associato, perché io sono un associato a vita, senza spendere più una lira, e ho intenzione, finché loro terranno aperto il sito, di usufruire del servizio. Però praticamente quello che mi sento di dire è che dalla esperienza che loro hanno manifestato e quella che io ho visto, la proporzione della realtà è: la Veritas è questo, ma quello che promettono è questo. Questa è la differenza. C'è qualcosa, ma è molto di meno di quello che promettono. Ed è una cosa che io non posso concepire, di vendere un prodotto dandolo per sicuro. Vai sul mercato, vendi un prodotto, io lo compro e questo prodotto non c'è. Mi dici: guarda, aspetta, lo stiamo infiocchettando, siamo quasi pronti. Ok, va bene, incartalo, no? Ho comprato un bel vaso, me lo incarti, quanto devo aspettare per portarlo via? 10 minuti? 15 minuti? Perché se devo aspettare quel tempo lì ci sta, no? Ma se passano 6 mesi, dal momento che l'ho comprato, è mio, è tutto, e tu ancora non me l'hai dato, c'è qualche cosa che non si può spiegare. Magari sono l'unico che ha avuto dei problemi, no? Nel netto, però vedo che anche la Giuse, la mia amica socia, che ha comprato il rigetto anche lei per fare le multe, non vede niente, e invece di ricevere le risposte che la Veritas in qualche modo ha detto che sarebbe iniziato come meccanismo, cioè che facendo il rigetto poi l'ente al quale fa il rigetto rispondevano alla Veritas, non è vero. Continuano ad battere sulla spalla di chi ha preso la multa, fondamentalmente. Per cui quello che voglio dire è: attenzione, attenzione, il network è una bellissima idea, epocale secondo me, se riescono a farla funzionare, ma in questo momento non funziona, non funziona. Forse funzionerà in futuro, e anche se funzionerà in futuro, comincio ad avere dei dubbi per la base con la quale è partita, perché vedo che il focus principale, la priorità principale è fare soldi, non è un valore comune che ci aggrega e che ci spinge ad elevarci e a superare quella superficialità nel quale siamo immersi dalla nascita, no? Un valore vero, ma è solo impostato sui soldi. Per carità, è importante, io stesso ne voglio fare molti, io stesso credevo che avrei fatto un pacco di soldi utilizzando il network della Veritas nella maniera nel quale a me piaceva da morire, cioè vendi qualche cosa di utile alle persone, gli risolvi un problema, gli fai pagare molto poco e tu prendi una percentuale onesta, no? Come è dato che il mercato debba fare, ad ognuno dare il suo in equilibrio, non tutto a uno e poco all'altro, sennò prima o poi la baracca si arena, si insabbia e non vai più avanti. Per me il network non funziona. Funzionerà? Vedremo. Però funziona il diritto naturale che noi esseri umani possiamo spendere, perché l'eredità che i nostri padri, nonni, bisnonni, con le varie guerre, anche se loro in saputa o con la loro semi-incoscienza, combattendo, hanno in qualche modo raggiunto questo traguardo per, diciamo, quasi tutta la totalità del pianeta, perché almeno 195 paesi del mondo fanno una bella fetta del mondo, sono basati come Costituzione sui diritti inalienabili dell'uomo. Per cui il diritto alla Veritas va benissimo. Studiarlo, assimilarlo e spenderselo, e così puoi evitare problemi futuri. Ma il discorso del network
in questo momento non funziona e non so se funzionerà mai, perché partendo in questo modo qui, non dicendo onestamente, guardate, se avessero detto, io l'avevo già capito com'era la cosa, non per dire che sono intelligente, ma per dire che io non sono attaccato col chiodo per terra. La cosa che mi ha fatto click della verità la prima volta è stata la parola pace. Noi vogliamo la pace, io adoro la pace, io vivo per la pace, ma non perché sono speciale, perché fortunatamente, grazie al mio Dio interiore, ho conosciuto faccia a faccia non il concetto, la parola pace, ma l'esperienza pace che è dentro di me. E da quel giorno lì, un pochino di più, sempre di più, sempre di più, nonostante gli alti e i bassi, eccetera, io ho continuato ad accrescere la conoscenza del patrimonio della mia pace, e quella è la cosa che ci salverà il culo a noi esseri umani. Se non ci salverà il culo la pace reale, ciao baby, è finita! Anche tutti i soldini che i furbetti possono cercare di fare, ve li infilate sapete bene dove, dove è difficile che ci vada a finire l'ombra. Cioè che ci batte il sole perché è sempre in ombra. Bueno. Finisco qui perché ho approfittato di questo orario, perché siamo alle 7 di mattina più o meno. Tra poco inizieranno i lavori che stanno rifacendo tutta la strada, per cui mostruosità meccaniche lavoreranno e il rumore che farebbero mi avrebbe creato una difficoltà. Chiudo facendo vedere di nuovo il rapporto della realtà. Questo è quello che promettono. Questo è quello che c'è, ma forse è anche troppo grande, forse è anche troppo grande. Però, se io mi sbaglio, che mi sono solo confuso, Anam, amici associati della Veritas, se mi potete dimostrare il contrario, io sono felicissimo di dirmi sono sbagliato. Ho perso la testa un attimo, stavo facendo le cose veramente in ordine. A regola d'arte, come si usa dire, però dopo 6 mesi io non mi sento più di spendere un, anzi, non iscrivetevi al network finché non funziona veramente, perché io personalmente la mia esperienza non ha mai funzionato, nonostante le promesse che mi avevano detto sistemiamo, non ha mai funzionato e non credo che funzionerà mai, anzi, sono convinto che qualcuno comincerà anche a sparire, perché ho scritto una lettera. Adesso l'ho di sotto in tutte queste burocrazie esagerate che ci sono nel net. C'è una burocrazia esagerata, peggio della burocrazia che stiamo combattendo. Peggio, peggio, no? Mi è arrivata una lettera scritta all'indirizzo della PayPoint, mi sembra così, mi è tornata indietro con su scritto recapito, destinatario trasferito. Trasferito. Ok, qui finisce questo live, fatto un po' in fretta e furia, ma volevo dare questa informazione. Veritas, ascoltate il diritto naturale, ascoltatelo, perché lì ci sono le chiavi in mano per liberarvi un pochino dalle catene stupide che ci hanno messo a nostra insaputa. Per il network, aspettate, perché credo che non decollerà, perché sono partiti male. Sei partito male, Anam. Sei partito male. Cioè, non sei stato sincero. E chiudo qui perché ho parlato con tanta gente ed è venuto fuori un mucchio di feeling dove tante persone avevano già visto delle cose che come me dicevano, vabbè, dai. Poi si sistemerà, no? Che è bello, è simpatico, è una bella parlantina. Parla un po' troppo sempre uguale. Nei discorsi dice sempre le battutine precise, troppo precise, Bin Laden, non va bene, sei un po' troppo, sei bravo, simpatico, ma la verità viene sempre a galla e le bugie hanno le gambe corte e se io mi sbaglio, dimostrami il contrario, sarò felicissimo di dire scusa Nam, ti avevo travisato, proprio sarei felicissimo perché vorrebbe dire che il progetto del lavoro che tu hai pensato, notevole, è veramente impostato su una base reale, cioè con una buona fede che ha voglia di fare bene. Perché io credimi, Anam, sinceramente quello che vedo in te è la voglia di fare business. E
E che differenza c'è tra tutti i business che ci sono nel mondo? Abbiamo bisogno di un business in più? È questo che ci salva la vita? Come ha detto uno in chat, che l'ho mandato a fare il culo, non a parole, ma praticamente nel significato, quando ha chiuso la mail dicendo fai questo, 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 perché la libertà comincia da qui. Io gli ho risposto, gli ho detto se la libertà cominciasse da qui staremmo freschi. Per fortuna la libertà dipende dallo stato d'animo, non da queste stronzate che voi spacciate come ecco, questo è l'inizio della libertà. Finito. Ma andrò avanti fino al 21 settembre, perché io credo che Hernán non verrà a fare il sequestro come ha promesso. Se lo fa, tanto di cappello. C'è il video che, con le sue parole che dice che la verità si verrà. Io, nella mia esperienza, dico che non verrà a farlo, ma quel giorno lo farò io, perché il rigetto che ho fatto a nome mio. La verità si è salita dopo, perché hanno sempre dei tempi molto lunghi, scadendomi i termini per fare il ricorso secondo loro, invece io l'ho usato per fare il rigetto, ho firmato Francesco dei Montelli. Francesco dei Montelli quel giorno lì si assumerà la responsabilità di fare il sequestro, e se le forze dell'ordine verranno ad pretendere qualche cosa da me, lì vediamo, ce la giochiamo. Continuerò ad attaccarmi al mio Dio interiore, che è quello che mi ha accompagnato fin da sempre nella mia vita, ma specialmente adesso è con me. Ed è lui la pietra sul quale io metto tutti i miei passi. E continuerò a farlo, per cui Hernán, hai beccato uno tosto. Hai beccato uno che non parla di pace per concetto, ma parla di pace per esperienza. E ha un maestro con i controcassi e i controcoglioni, capisci? Con i controcoglioni, quando c'è odore di bugia, la senti, non passa. Ti dico anche un'altra cosa, a parte me, c'è tanta altra gente che ha la conoscenza di se stessi, che ti stanno seguendo. Ecco, no, di questa cosa poi chiudo. All'inizio, quando ho conosciuto la verità, ho parlato con qualcuno che ha la conoscenza, e ho detto guardate, e lo sono andato a sentire una di quelle serate di Hernán, e siamo sentiti il giorno dopo, ho detto cosa mi sembra, e un ragazzo giovane ha detto non mi piace per come ha risposto a quella persona che gli aveva chiesto una cosa parlando di Popolo Unico eccetera, non mi è piaciuto il modo in cui ha risposto e non mi piace il fatto che lui commercia in carte di credito eccetera. Io ho detto siccome una persona che anche se giovane la considero, ho detto faccio tesoro della tua sensibilità e terrò gli occhi aperti andando avanti, perché io all'inizio non avevo nessuna preclusione, ero convinto che tutto quanto andasse bene. E poi anche altre persone hanno detto la loro, ma tutto in non positivo. E l'altro giorno li ho ricontattati e ho detto ragazzi, vi devo confermare che la vostra sensazione era giusta, era reale, solo che voi avete avuto una sensazione e non avete potuto entrarci dentro. Io per esperienza ci sono entrato dentro, conosco, so cose che mi permettono di valutare con cognizione di causa e mi posso permettere di dirvi avevate ragione, perché l'esperienza che voi avete sentito è la stessa che ho io adesso, ma formata. Per cui Hernán, è arrivato un momento che qui i furbetti sono finiti, cioè se vogliamo alternare la politica con una nuova politica che usa gli stessi strumenti, non è più il tempo, cioè una cosa veramente epocale in atto adesso sul pianeta, che non è il diritto inalienabile, quelle sono menate che ci stiamo facendo fra di noi, essere handicappati che si creano delle leggi perché non sono capaci di camminare in armonia come fanno i cani, i gatti, i cavalli, ma hanno bisogno di bolle contro bolle per fare i passi e dire com'è, è naturale, ho una certa eleganza, sono democratico, sono in evoluzione. Ok, chiudo prima che faccia un casino fuori. Metto su questo video che si intitola Infarto, perché è l'infarto della Giuse è collimato con l'infarto della Veritas. Oh, veramente chiudo. Stavo per filmare l'ultima cosa per entrare nel network, ero convinto, nonostante
la pugnetta burocratica enorme, ero convinto di fare questa cosa qui. Piccolo infartino, su un acciato, ho detto no, cazzo, non è possibile. E da lì, da un sentire, che semplicemente diceva no, la verità, la salvezza, la gioia, la pace, quello che cerchi non può avere quel profumo lì, non può. E da lì, di nuovo salvato dalle grinfie dell'oscurità, che si sa travestire molto bene, molto bene. Ma io ho un maestro che non lo lascerò finché ho la coscienza lucida, non lascio tutto il resto lo posso anche lasciare, ma questa cosa qui no, mi conviene troppo, io sono troppo egoista per rinunciare alla cosa che mi fa un bene così reale e supremo. Finito, la Veritas è finita da una parte, ma non è finita dall'altra. È finita questa, ma non è finita la mia osservazione, perché possono anche migliorare, ci credo poco, ma se non lo dimostrano, perché no, tutti abbiamo sbagliato nella vita, buona o cattiva fede. Ok.